per questo che v'ho fatto venire qui. Lino ha sempre avuto qualcosa, non so come spiegarlo, tutto gli andava stretto. Persino noi, la sua famiglia, a volte sembravamo degli stranieri. Lui è imploso, gli è scattato qualcosa nella testa. Lino ha iniziato con gli 800, i 1500, poi col tempo è passato ai 5000, ai 10000. Partecipava alle maratone, ma questo non gli bastava mai. Diceva: "Ho bisogno di gare più lunghe, Lollo. Io vengo fuori sulla lunga distanza." Più lunghe delle maratone, gli chiedevo. Poi ho capito cosa intendeva. La sua epicità rende il gesto artistico definitivo. Mi fa piacere che adesso tutti guardino a lui come a un esempio. Quello che fa per noi è importante. Lui è importante. Non mi sembra proprio del tutto in squadra. L'opera d'arte vivente, più grande dei nostri tempi. Che è stato un impulso, un bisogno. Il mio mondo stava andando in pezzi. Io ho dovuto reagire in qualche modo. Adesso la gente mi ferma per strada, mi incita, urla. Però all'inizio non era mica così. Ma che cazzo fai? Secondo me non ero io, o quello che facevo. Secondo me è che a un certo punto sono proprio cambiati i tempi. E allora semplicemente il mio modo è diventato quello giusto per smuovere un'aria nuova. Poi vabbè, arrivate alla televisione, quelli come voi. E allora lì sì, le cose sono cambiate sul serio. Quel giorno c'erano i 10.000, gara regionale, un traguardo importante. E lui inizia a correre all'indietro, capite? All'indietro. Tutti lo guardavano e lui continua, imperterrito, arriva in fondo ed esce dal campo. Era uscito nella storia. Pechino. Oh, fu incredibile. Io sapevo della manifestazione di piazza. Sapevo che le autorità sarebbero intervenute. I miei contatti mi avevano spiegato tutta la situazione. Ecco, quando io arrivai in piazza, scese un silenzio di tomba. Io correvo lì all'indietro, no? E da un lato c'erano i manifestanti e dall'altro la polizia.
e si fronteggiavano senza battere ciglio. Allora io cominciai a passare in mezzo a loro. Guardate, tra i manifestanti e la polizia ci sarà stato un corridoio di un metro al massimo. Io passavo in mezzo a loro e non succedeva niente. Io correvo in mezzo a un corridoio enorme di persone che si fronteggiavano vicinissime e non successe niente. Il trucco, secondo me, è sospendere l'incredulità. Ribaltare la prospettiva. Alla gente, secondo me, arriva quello quando mi vede correre all'indietro. E allora cambia approccio. Cambia modo di pensare, comincia a pensare in modo divergente, tangenziale. È così che cominciano tutte le grandi cose, no? I grandi cambiamenti. Lara, cazzo. Cioè, mio padre me lo faceva vedere sulle cartine geografiche quando ero piccolo. Un lago talmente grande da essere chiamato mare. E non c'era più. Non potevo restare indifferente. Quindi decisi di correre lì. In mezzo. All'indietro. E guardate, non c'era proprio niente. Cioè, non c'era più l'acqua, non c'era nulla. Nulla. Io corsi lì all'indietro e la gente rispose. L'acqua è tornata. Abbiamo di nuovo Lara. Roba da matti. Lara al cazzo. Te ne rendi conto, Lara? Lo sapevi che esisteva Lara prima che ce lo dicesse Lino Tondelli? Sapevi che si era prosciugato prima di Lino? Lino ci ha portato in cima al mondo. Ho anche le magliette. Mi devi vedere, sono una bomba. Guarda. Davanti, Lino di spalle che corre. E dietro, sulla schiena, Lino di fronte. Geniali. Buon uomo. Buon uomo a male necessario. Lino, Lino! Selfie! Comunque, buon uomo. Buon uomo a male necessario. Io lo so che mi criticano per i suoi comportamenti. Il merchandise, gli aspetti commerciali, tutta la fuffa, quella roba lì. Però lui fa il suo lavoro. Si ritaglia la sua percentuale. Il fatto è che senza buon uomo non esisterebbero i fondi della ONG. E noi non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Guardate che con quei fondi che abbiamo potuto costruire il treno a bassa velocità del Kansai, che abbiamo ripristinato le cave dell'Atacama con la tecnica dell'autoriempimento a floreazione spontanea. Abbiamo potuto dare al Somaliland un apparato sanitario degno di questo nome. E prima lì avevano il pronto soccorso che funzionava mezza giornata alla volta. Ma io non posso che essere in debito verso Saul. Questa è la verità. Un'altra domanda? In realtà fu una sciocchezza. Una protesta nelle miniere di Muzepaz. Fece il suo dovere. Correndo all'indietro ottenne più diritti per i lavoratori e condizioni più civili. Le aziende di qua, che avevano ottenuto concessioni in quei luoghi remoti, non si sa bene come, ma non la presero bene. Fecero pressione sugli alti papaveri e... Bam! Ritiro della cittadinanza e diffida. Cito. Persona ritenuta non gradita. Che in pratica significa... l'esilio. Per molto tempo io sono stato un apolide. Poi hanno cominciato a offrirmi cittadinanza in tutto il mondo. È buffo. Io posso correre all'indietro dove mi pare. Dovunque. Dovunque. Tranne che a casa mia. Credo che ci sorveglino persino i cellulari.
In tutto il mondo facciamo campagne di sensibilizzazione, ma non si è smosso nulla. Nulla. Ho corso all'indietro in tutto il mondo. Ho cambiato le cose. Credo sia ora di cambiarle anche a casa. È per questo che vi ho fatto venire qui. È venuto il momento di tornare. Woman, tranquilly lay. Vai, Lino. Love's cultivation. Go, Lino! What I do believe, oh, I am fortunate. Vai, Lino. To have met you. Lino. Woman. Vai. The sun that we've shaped.